Allora ho detto a mia moglie: senti, comincio a fare una scultura, e mi sono fatto un dinosauro di 7 metri e l'ho parcheggiato, sì, quello là, l'ho parcheggiato in giardino, e poi dopo mia moglie si è stufata anche di averle in giardino. Devi metterle da qualche parte, anche perché dopo il tirannosauro di 7 metri è arrivato un altro, adesso ce n'è uno di 3 metri in laboratorio fatto con le gomme, con i copertoni. Quindi mia moglie ha detto: devi trovare un posto, ho cominciato a farli girare come mostra itinerante. Dopo la mostra itinerante si soffriva perché si andava in giro con un camion di 13 metri e non bastava, in più comincia a diventare vecchio e caricare i dinosauri sui camion comincia a diventare pesante. Ho detto: no, voglio fare qualcosa di fisso. E allora ci siamo buttati in questa idea del museo dei riciclosauri. Il riciclosauro è un concetto che ho in testa da un sacco di tempo. Ci sono un sacco di scultori che nel mondo costruiscono statue in materiale riciclato, anche dinosauri, e tra l'altro anche molto belli. Appunto, essendo affascinato da queste cose, prima di tutto volevo cominciare a farne qualcuno anch'io. I dinosauri sono vissuti per milioni di anni e hanno influito poco sull'ambiente. Più che altro, il dinosauro era un animale che si adattava all'ambiente. Cioè, in Italia, per esempio, molta gente non lo sa, ma in Italia c'erano un sacco di dinosauri. Erano nani, si chiama nanismo insulare. Cioè, il dinosauro, visto che appunto era un animale che si adattava molto bene, rimanevano piccoli. Cioè, c'era poco spazio, poco cibo, e il dinosauro rimaneva piccolo nelle dimensioni. Cosa che l'uomo non sa fare tanto bene. Il dinosauro, al contrario, non era bisogna crescere, bisogna adattarsi. Quindi il dinosauro si adattava. E quindi salvaguardava il suo ambiente. L'uomo il proprio ambiente non lo sa salvaguardare, vuole crescere, 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 oltre il limite delle risorse. E questo dopo ci sono dei problemi, sia di sfruttamento delle risorse, sfruttamento ambientale e anche inquinamento. Lo stegosauro è un dinosauro che era lungo 9-12 metri, aveva il cervello grosso come una noce. E comunque era di poco impatto ambientale. L'estinzione di massa dei dinosauri è stata provocata da un meteorite che ha scatenato una serie di eventi, quali eruzioni vulcaniche, spostamento dell'asse terrestre, quindi cambiamento del clima, i cambiamenti ambientali repentini. E i dinosauri non si sono saputi adattare a questi cambiamenti ambientali. Loro, che erano dei campioni di adattamento, sono morti. Far presente ai visitatori del museo, ai bambini, questa cosa mi piaceva molto perché attraverso l'educazione e attraverso questo messaggio possiamo cambiare un po' la rotta, perché è molto semplice. Cioè, io ho visto due figlie, sono native digitali. Io mi ricordo che spedivo le lettere con francobollo, le scrivevo a mano, poi le cartoline. Invece le mie figlie con il tablet, lo smartphone, è normale. Quindi se ai figli diciamo che le attività umane devono funzionare in modo da produrre meno spreco possibile o addirittura impatto zero, per loro sarà normale. Siamo noi che abbiamo fatto dei danni ambientali, inventato dei materiali di difficile recupero o smaltimento, e quindi siamo noi che ci dobbiamo mettere una pezza e ci inventiamo il riciclo. Prendo sempre come esempio l'accendino. L'accendino, se tu lo smonti, puoi recuperare la plastica e il metallo, però è economicamente non sostenibile il fatto di smontarlo, quindi si lascia lì e si ficca sottoterra, perché lo chiamiamo smaltimento, ficcare le robe sottoterra, come quando uno spazio mette la roba sotto al tappeto, lo metti sottoterra e aspetti che si squagli. Cioè, devi essere intelligente. Diciamo che i bambini sono una grossa risorsa, perché noi dobbiamo fare un salto, dobbiamo fare un cambiamento. Quando si tratta di nuove generazioni, loro non devono fare un cambiamento, loro devono prendere la direzione che gli indichiamo noi. Ora noi dobbiamo sforzarci un attimino, quindi il mio sforzo è quello di, poi è uno sforzo relativo perché i dinosauri li facevo, mi dà modo, diciamo, di esprimere quel lato giocoso e creativo. Per esempio qua dietro abbiamo un velociraptor, l'ho fatto come una porta di un pollaio, la buttavano, e invece lo sfondo è stato realizzato con dei bancali che ho trovato abbandonati sotto un cavalcavia. Stavamo passando per fare un trasloco, ho visto questi bancali, ho dato un messaggio ai miei collaboratori, ho detto: oh, ci sono dei bancali sotto quel ponte, raccattateli. Ma per davvero, così, proprio come raccogliamo la mondezza, abbiamo raccolto questi bancali, li abbiamo portati qua. Cosa ci facciamo? Non lo so, però qualcosa ci facciamo, non ti preoccupare. È venuto fuori questa cosa qui, che è un bell'angolino, quindi diciamo che stiamo procedendo così, nella speranza di aprire un museo che possa dire qualcosa a qualcuno.